Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io mi scuso per la lunghissima assenza, però ho avuto talmente tante cose da fare che proprio non ho fatto in tempo a fare video, non ho fatto in tempo a fare niente, letteralmente niente. Infatti, la prima volta che mio fidanzato viene, si è stato pure parecchio, tra l'altro, che non ho fatto il video con lui, quindi vi lascio immaginare come siamo stati incasinati. Allora, questo è un video su come affrontare la relazione a distanza. Perché chi non lo sapesse, io vivo una relazione a distanza. Perché io sono abruzzese e il mio fidanzato è molisano, quindi non possiamo vederci come vorremmo. E per quello chiaramente io personalmente ci sto male. Ci sto male perché vorrei vederlo tutti i giorni e cose così, però purtroppo non si può. E lui quando viene, c'è da dire che si stabilisce a casa mia perché ogni volta mettiti a cercare un albergo, quindi meglio che si sta qua a casa mia. Si sta anche per tipo 2 settimane, poi riparte, però non si sa quando torna. A volte sono passati pure dai 3 ai 5 mesi senza vederci, figuriamoci. Perché i vari problemi, le varie cose, purtroppo è così. La maggior parte delle volte viene lui, però altre volte sono andata anch'io. Allora, tutte le volte che lui va a fare il biglietto, mi manda un video in cui mi fa vedere che ha fatto i biglietti. Mi dice l'orario di partenza, quello d'arrivo, e io mi metto a saltare per casa, sembro una pazza praticamente, perché sono felice che finalmente lo rivedo. Sono felice, poi mi mette a contare addirittura i giorni, poi passa le ore. Poi minuti, poi secondi, e poi vabbè, quando arriva io mi faccio sempre trovare in stazione, per noi è sempre una grande festa, arrivederci, e appena arriva io praticamente gli vado incontro, gli salto addosso, gli do un abbraccio enorme proprio, perché mi è mancato in tutto quel periodo distante. Poi quando sta qua comunque ci divertiamo molto, a parte vabbè i video che... scusate. Parte i video che voi vedete, in realtà vedete una minima parte di quello che noi facciamo, perché noi facciamo anche altro, perché alla fine facciamo pochi video, però lui si sta per un lungo periodo di tempo e facciamo un sacco di cose, tantissime. Ci divertiamo, usciamo, facciamo di tutto praticamente, proprio letteralmente di tutto. Poi quando comincia ad arrivare il giorno che lui deve ripartire, a me personalmente sale una depressione e mi comincia a salire già dal giorno prima. Poi è successo, succede sempre, no? Che arriva il giorno che lui deve ripartire, sempre più triste, sempre più triste. Vado in stazione ad accompagnarlo perché io di solito lo accompagno sempre lì proprio perché voglio rimanere con lui proprio fino all'ultimo. E quando praticamente arriva il treno, io spero sempre, dico sempre la solita frase: ma non potrebbe esserci uno sciopero dei treni, così rimani bloccato qua? Ma purtroppo ogni volta il treno di ritorno arriva puntuale. E praticamente il treno arriva, però chiaramente non è che riparte subito. C'è sempre quei 2 o 3 minuti che sta lì per far scendere o salire le persone. Quindi lui rimane un po' con me e io gli do un altro abbraccio proprio forte, lo stringo proprio forte, quasi a soffocarlo proprio. E poi quando lui si mette sul treno, rimane sempre dove sta la porta, rimane sempre lì e quando le persone hanno finito di salire,
mi dà le mani, praticamente ci teniamo per mano, si mette in ginocchio e rimane così fin quando non arrivano le persone per chiudere il treno e poi chiaramente lui riparte e io me ne rivado a casa. Come affronto questa distanza? Per me è difficile affrontarla perché sarei, diciamo, come si dice, ipocrita a dire che va tutto bene quando invece non va tutto bene, perché quando tu ami una persona, tu ci vuoi stare ogni momento con quella persona, ogni volta che deve ripartire, poi non si sa quando torna. È pesante, è pesante. Ecco tutto. Come faccio? Allora, c'è da dire che io seguo una ragazza, non posso fare il nome perché di solito non si fa. Questa ragazza ha un figlio e c'è un marito che praticamente il marito ultimamente è andato all'estero per motivi di lavoro per 6 mesi. E io giustamente dico, se questa ragazza ce la fa a sopportare questa distanza per 6 mesi, ce la posso fare anch'io a sopportare questa distanza per 3 mesi. Se questa ragazza ce la fa sopportare che il marito sta chissà dove, sta a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, io ce la posso fare a sopportare che il mio fidanzato sta soltanto a 100 km di distanza, perché alla fine l'Abruzzo e il Molise stanno così, sono confinanti, quindi siamo letteralmente vicini, diciamo, visto che c'è soltanto un confine che ci separa. E poi penso a tutte quelle mogli che hanno, un po' come questa ragazza che vi ho citato, ma io ne conosco altre, che hanno i mariti lontani per lavoro. Tutte le volte che il mio fidanzato riparte, io immagino, faccio finta, uso spesso l'immaginazione, che lui in realtà parte per andare in missione, quando invece in realtà lui deve soltanto ripartire perché purtroppo non vive qua, quindi è costretto a ripartire e a tornarsene a casa sua. Tutte le volte che lui riparte io sono molto triste, a volte ho anche pianto, non ve lo nego che ho pianto letteralmente, ha pianto anche lui, me l'ha confessato, diciamo che anche lui si è messo a piangere, però lui vuole essere forte e per questo non vuole che io lo vedo piangere, perché se poi si mette a piangere davanti a me, dice poi piangi anche tu, quindi non va bene, quindi non voglio piangere. Infatti lui, solito, se deve fare qualche sfogata, lo fa sempre dopo che è partito, mai prima. Come se mi volesse proteggere da bravo cavaliere, giustamente, però vabbè. Io la verità è che avrei preferito fare questo video con lui, però purtroppo è dovuto ripartire, tornerà per Capodanno, spero che a Capodanno avrete uno speciale Capodanno con lui presente. Spero quest'anno di far uscire anche uno speciale Natale, vediamo un po' com'è la situazione con gli impegni, i vari impegni e tutto. Sinceramente ho voluto fare questo video per dare speranza a tutte quelle donne, mogli e madri che hanno i loro compagni, mariti o fidanzati distanti. Mo, volete che sia per distanza o come nel caso mio o che sia per motivi di lavoro, però voglio dare speranza perché alla fine, anche se la vostra dolce metà è distante, non significa che vi lasciate, non significa che sia un rapporto che va male, ma significa semplicemente che in quel momento non siete presenti fisicamente, ma che ci siete sempre l'uno per l'altra. In un certo senso voglio riaccendere, diciamo, quella scintilla, quella luce di speranza
per tutte le donne che sono più o meno nella stessa mia situazione, che magari hanno il loro compagno distante. E quindi spero, ragazzi, che vedendo questo video io personalmente vi abbia lasciato qualcosa, lo spero, anche se comunque la distanza, quando si tratta di due persone innamorate, non piace a nessuno, cioè io non ho mai detto è bello, però spero di darvi forza attraverso questo video. Ebbene ragazzi, per oggi è tutto e ci rivediamo presto, presto con un nuovo video.